quindi quello che ha detto lei, quello che ha detto quello l'altro, lo stanno facendo da noi, non c'è bisogno di andare nella lotta, vengono da noi, lo fanno perché vengono giù le cooperative del nord che lavorano per tre citti, e anche qui a Livorno c'è le cooperative che lavorano con la gente in pensione, sì, con la gente in cassa integrazione, con la gente che magari non hanno nemmeno la patente, con la gente al nero, e con rispetto a quel lavoro che non ci vengono gente per quella. Questa è la realtà di Livorno. Ma a casa ora la parte. Sentendo il dibattito si sente di legare le parole. Noi si vive nella realtà che quelle parole non hanno senso. Purtroppo le parole no, per lei, non hanno senso per la nostra realtà. No, mi pare che abbia un senso per la nostra realtà. Sembra che rispecchino quello che sta. Sono solamente andare a lavorare. Basta, noi si va con la legge, però la legge non ci sarà niente. Non spaccare anche la legge. Noi ci devono spaccare la testa in due, poi ma la fanno qua. No, potevano licenziarci, ma ci hanno licenziato. Ci hanno sospeso 15 giorni, noi stamani mattina quelli che dovevamo entrare al lavoro, perché dopo 15 giorni bisognava rientrare al lavoro. Abbiamo trovato bodyguard che ci hanno detto voi non entrate. Ci hanno chiuso la cella. Io e la bimba siamo stati l'unico che si è forzato il cui blocco si è timbrato. Chi si paga? E ci hanno detto voi dovete andare via con la lettera, con la lista a mano. Te no, te no. Dopo 25 anni si lavora lì dentro. Perché quello che c'ha meno anzianità tra noi ha 15 anni di anzianità. Io ce n'ho 25. Questa è la realtà delle mie persone. L'assurdo era licenziati perché non c'è lavoro, me ne faccio una radio. Licenziati col 30% d'aumento del lavoro. No, con incremento di fatti. Noi la cosa che si può fare si chiama allora prendono un giro anche lo Stato. Questo poltrone, uno fa cosa di fare, sono venuti a fare una cosa di fare, vengano, fanno il suo dovere, prendano e vanno via. Prenditori, no, imprenditori, cioè, vengano e violentano e vanno via. Non c'è criterio di niente, lo so, lei dice tutto. Quello vuol dire c'è, nella realtà, dimmi cosa ha detto, ma non è così, cosa pensa, non è così.